amministrazione, quindi io chiaramente cedo la parola al nostro sindaco, lo prego di venire qui accanto a me, lo salutiamo chiaramente con un applauso, il sindaco di Vitulazio. Io ho accettato naturalmente volentieri l'invito di essere qui stasera. È l'apice di un percorso questo, cominciato mesi fa. Antonio parlava della rabbia di quanti avevano buttato ore nelle loro postazioni di lavoro, che condivido. Io ho provato rabbia nel momento in cui tutti parlavano di noncuranza da parte delle amministrazioni, laddove, almeno personalmente, sono abituato ad operare in maniera silenziosa e discreta, cercando possibilmente poi di concretizzare un lavoro svolto. Mi riferisco in particolare a un periodo, e tu Antonio lo ricorderai, fine febbraio, inizi di marzo scorso, quando si è cercato di sensibilizzare tutte le forze politiche fino ad arrivare a livello ministeriale. C'era una dottoressa, una loro responsabile di cui non ricordo nemmeno il nome, ma che era praticamente impossibile poter contattare. La rabbia che saliva e che derivava da questo silenzio che era insopportabile, dalla noncuranza da parte di certe persone, laddove c'era, diciamolo pure, no? Non voglio usare termini forti tipo il dramma di quanti là vi hanno lavorato, ma sicuramente c'era la rabbia di quanti giustamente avevano lavorato in maniera dura e venivano buttati fuori dalla mattina alla sera. Per cui quando mesi fa, e i primi contatti li abbiamo avuti in ambulatorio, premetto che avevamo invitato all'epoca anche il vostro mega capo galattico, attraverso contatti telefonici prima e fax dopo, raccomandando ad Antonio Sconziano la discrezione e il silenzio, ma è stato come raccomandare la pecora al lupo, perché mi dicevano che immediatamente l'aveva messo su Facebook la cosa, ma comunque acqua passata, vero? Acqua passata non macina più. Per cui ho accettato immediatamente, appena ci siamo visti, ed è un discorso vecchio di mesi, questa proposta. Io avevo detto loro in prima battuta, va bene, si fa una cooperativa, io comune divento socio di questa cooperativa senza partecipare ai dividendi. Poi giustamente tra chi critica, chi denuncia e poi il rispetto della legge che c'è da fare, si è pensato che il contributo migliore che il comune potesse fare era quello di mettere a disposizione questo immobile. Certo, era stato creato come centro di aggregazione per anziani e nessuno nega che i nostri anziani possano venire giù, ma ci sarà anche questo piano da poter così occupare ove mai si dovesse fare qualche iniziativa di carattere culturale. Ho pesato le cose, per cui fra le 3, 4, 5 idee in campo culturale che potevano essere messe in atto e la possibilità di tirare su una cooperativa che potesse dare un mezzo bicchiere d'acqua a diverse decine di persone, non ho esitato assolutamente ad accettare questa seconda ipotesi. Costi quel che costi, adesso e per il futuro, perché tanto già tutti hanno scritto che non c'è il parcheggio, che non tutto sta a posto. Questo stabile sta tranquillamente a posto. Vincenzo Ciccarelli l'altro giorno ha ritirato il certificato di agibilità per talune cose burocratiche, pastoie burocratiche che davvero non hanno il senso della ragione, non hanno il senso della concretezza, tipo quella di poter utilizzare i bagni che credo stiano qui alle mie spalle. Ieri domande, controdomande eccetera, dico ma guardate, ma non me ne frega un accidente, Vincenzo Ciccarelli è vivo e vegge ed è stato a queste parti, ti guarda, non ti preoccupare proprio, fammi la domanda, ti autorizzi immediatamente, ma ti autorizza anche senza farmi la domanda. C'è questa bella realtà che oggi stasera si inaugura e io credo che basti un solo commento. I numeri, io che odio la matematica, però vedo 150 metri quadrati operativi, 40 postazioni di lavoro,
80 operai impiegati, 500 ore al giorno erogate, credo che sia il biglietto da visita ideale. Vi siamo stati vicini come amministrazione comunale, abbiamo cercato di attivarci in tempi rapidi, certo probabilmente ci sarà ancora la cosa che non va, ecco Piglia stamattina avremmo voluto far fare una pulizia migliore, ma c'era lo sciopero degli operatori ecologici, quindi tutto questo ha comportato qualche piccolo disguido che certamente non è dipeso dalla nostra volontà. Vi siamo stati vicini, vi saremo ancora vicini, parlando non dico solo con Antonio Sconziano ma con una delegazione di voi su al comune, vediamo un attimo se con il prossimo bilancio, quello di novembre, si riesce a tirare fuori qualche lira, e laddove qualcuno ha detto e ha scritto che sarebbe illegale che l'amministrazione compra computer, se riuscirò a trovare una piega che legittimi il mio operato, con l'assestamento di bilancio di novembre compreremo dei computer e ve li daremo incomodato d'uso, così avremo qualche postazione in più e mi auguro anche qualche posto di lavoro in più. Detto questo, non vi dico più altro, vi devo solo augurare un caro in bocca al lupo, come diceva Antonio poco fa. Grazie.